Benvenuti a tutti, sono le 9:34 minuti in questo istante di oggi, lunedì 8 maggio 2017, una nuova puntata di Good Morning Milano, una nuova settimana in nostra compagnia. Grazie mille a tutti di seguirci, siamo sempre contenti di portarvi a conoscere quello che succede nella nostra città, cerchiamo di darvi il più ampio specchio di quello che possa succedere, voi possiate trovare all'interno della nostra città. Quest'oggi parleremo di arte, lo facciamo con un gradito ritorno. È stata qui già un paio di volte e ogni volta ci porta delle belle esperienze e delle belle mostre, manifestazioni o eventi che ci viene a raccontare. Parlo di Eva Amos. Buongiorno Eva, benvenuta. Buongiorno. Che oggi è in compagnia di Cristina Lucchin. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Perché entrambe facenti parte, diciamo, di ArtSpace, avete messo in piedi una serie di eventi, tanti anzi, diciamo, a partire da da questa settimana fino ad arrivare a giugno, non solo a Milano, infatti partiremo parlando di una mostra che avete messo in piedi, avete allestito molto lontano da qua, molto lontano, in un altro paese praticamente. Andiamo fino in quel di Catania per seguire un po' che cosa avete fatto. Ma allora, torniamo un attimino indietro. Eva, ricordaci un attimo che cos'è ArtSpace. ArtSpace è un'associazione culturale che è stata creata circa un anno fa e che ha lo scopo di promuovere l'arte contemporanea, artisti emergenti, soprattutto internazionale, nel territorio italiano. E quest'oggi, di solito vieni, diciamo, ce lo salutiamo, di solito al tuo fianco troviamo Luca Cantore d'Amore, che è un po' colui che segue la parte sulla critica rispetto, esatto, alle vostre... Sì. E diciamo che non mi sto strappando le vesti perché non l'hai portato oggi, perché insomma, ben sostituito da una splendida Cristina Lucchin, che è una new entry, un ritorno, mi dice... Cristina, raccontaci un po' allora di te, da dove arrivi, come sei approdata a questa collaborazione con Eva? Sono lettone, sì, in verità, ma poi sono venuta in Italia, a Milano, e qui già mi trovo da quasi 5 anni. E con Eva abbiamo iniziato la nostra collaborazione con questa prima mostra di Catania, e speriamo che ci saranno anche le altre mostre. Mm-hmm. E abbiamo deciso di unire le nostre forze perché in verità siamo colleghi, anche lei lavora con le artiste, stesso mm-hmm. lavoro faccio anch'io. Ecco, tu dicevi sei lettone, hai però studiato in Danimarca, sì, giusto? Sì, ho vissuto quasi 5 anni a Danimarca, in Copenaghen, e ho studiato cinema, media, e così sono finita anche nel mondo d'arte. Poi approdate in Italia ormai da 5 anni, però per l'arte forse è veramente il posto migliore dove mettersi a parlare di arte. Che Italia, dici? Sì, veramente, con il vostro, vostra eredità d'arte, cultura. Diciamo che qui io aumento le mie esperienze, con le esperienze giuste però. Ecco, una eredità d'arte, Eva, parlavamo spesso, che molto spesso neanche noi italiani sappiamo di avere, tant'è che andate in quel di Catania a portare una mostra sul... Rinascimento siciliano. Sottolineando siciliano, perché non tutti purtroppo sanno che Rinascimento non è stato solo a Firenze e a Roma, ma è stato anche in Sicilia. E per esempio c'era un grandissimo pittore, Antonello di Messina. Uh-huh. Ecco, vediamo la locandina e abbiamo scelto questo quadro che rappresenta proprio il Rinascimento in Sicilia. Allora, questa mostra... E inauguriamo già questa settimana, 11 maggio, e invitiamo tutti che stanno in giro in Sicilia. Ma credo che insomma sia anche una cosa interessante, perché credo ci sia anche fame di cultura in posti come la Sicilia, dove magari appunto si è immersi nella cultura, che comunque veramente comunque ti giri, trovi grandissime opere, però è difficile trovare mostre, è difficile trovare eventi, quindi insomma avete esportato questo format che usate spesso qui a Milano, appunto, di fare questi tipi di mostre, anche perché ricordiamo, non è che troverò delle opere del Rinascimento, esatto, ma sono opere invece di artisti contemporanei. Sì, sono le opere degli artisti contemporanei, però
parleranno queste opere sul rinascimento, sullo sviluppo della regione siciliana. Ecco, infatti voi avete questa, come quando è stato fatto qua per Leonardo, mi ricordo che avete fatto una bellissima mostra. Sì, al Museo d'Arte e Scienze. Io direi, diciamo, le vostre mostre sono ispirate, no? Esatto. Quel caso era ispirato dal posto, da Leonardo da Vinci, dal posto, in questo caso ispirato dal Rinascimento siciliano, dalla Sicilia, in cui proprio finirete a fare. Chi esplorerà, che tipi di opere esploreranno? Stiamo già vedendone qualcuno a passare adesso, ad esempio. Allora, abbiamo come al solito gli artisti internazionali. Per esempio questa qua è l'artista di Stati Uniti, che si chiama Greta McGill di Washington. Ok. E lei trova i suoi, non so, emozioni in musica e cerca di illustrare quello che sente. È un'artista eclettica. Sì. Molto... sono colorati. Infatti, insomma, uno si aspettava magari una mostra cupa, invece no, anzi, è tutto. Sono anche varie tecniche, immagino, come sempre si mischiano molto. La cosa bella anche delle vostre mostre è che, appunto, avendo un tema da cui partire, potete poi mischiare spesso. Ecco, questo. Poi vediamo un'artista catanese, Carolina. Carolina Papalardo, sì. Lei. Il suo disegno è piuttosto che figurativo, ma anche con le reference all'arte del tatuaggio. È grafica, sì. Molto contemporaneo comunque lo stile. Sì. Ecco, abbiamo Unica Catanese. Questa è quest'opera è fatta da un artista ucraino che abita in Germania. E ci siamo ritrovati su Facebook casualmente, però lui è veramente molto bravo e si vede appunto la scuola russa e nella sua pittura. Andiamo a eccola l'opera di un'altra. Gavero, sì. Esatto, un'altra. In verità italiana. La storia di questa artista mi ha sciolto il cuore, perché è un esempio di persona che ha un lavoro così tanto serio che poi lei sta cercando la bellezza della vita in arte, in colori. Lei cosa si occupa? Lei ha qualche azienda che si occupa di camion, di trasporti di camion. Sì. È molto diverso. Sì. Okay. È piuttosto maschile che femminile. E quindi dalle sue opere... le si deposizioni in quel tipo di opera. Sì. Questo invece è completamente diverso ancora, cioè, si spazia in tantissimi... Esatto. Questa è un artista che ci seguo già da un anno, appunto. Si chiama Oksana Bukovska. Lei è ucraina, abita in Svizzera. Ah. Quindi vediamo che ha la tecnica molto... Perché lei proviene dal mondo di design, quindi vediamo che le linee sono molto precise. Sì, ma questa è una cosa di architettura quasi. Esatto. Come è fatto il castello. Qua vediamo un'altra artista russa che rappresenta un quadro cioè una copia di quadro di Leonardo sì. Dama con Ormellino, si chiama Alla Lega, che ci segue. Ecco, già. Abbiamo artisti che arrivano da tutte le parti del mondo, quindi dicevi, facciamo proprio l'elenco mentre vediamo le altre opere. Sì, okay, gli altri paesi. Esatto, questo è un paese che è un'opera dell'artista brasiliano. Ah, avete un artista brasiliano? Sì, Alex Verzut. Ok. Allora, Brasile, Ucraina, Russia, Stati Uniti, Italia. Ah, tutto il mondo rappresentato con un'altra opera che stiamo vedendo? Questa è Oleksi di quella ucraina, quella artista ucraina. Ah, ok. La seconda artista. Sì, e questa opera invece è di Masha Kha, un'artista russa. Okay. Che adesso sta in Sicilia, ci sta aspettando. Ah, già l'ha anche aspetta. Se fosse qualche giorno non è anticipo. Ecco, come è la prima volta che vi spostate, diciamo, da Milano andando verso sud. Finora avete fatto delle cose in Svizzera, mi ricordo. Sì, a Lugano. A Lugano. Sì, quindi questa è la mostra più distante, diciamo così, che abbiamo fatto. Immagino però, tanta fatica, però immagino anche tante soddisfazioni. Sì, sì, speriamo di sì, perché comunque per noi ogni progetto è importantissimo, perché mettiamo dentro tutta la nostra esperienza, tutto il nostro meglio, e quindi speriamo che tutto vada bene. Allora, tanto noi siamo su internet, quindi non abbiamo problemi di localizzazione e località. Ricordiamolo, allora, per chi magari appunto questo video poi verrà visto magari dagli amici di Catania, dove, come, quando e perché? Allora, 11 maggio
Ore 18, via Carcace 19. 19, sì. La galleria si chiama Arte a Tema. Rinascimento siciliano. Rinascimento siciliano che durerà comunque un mese poi. Un mese. Un mese le opere sì, preciso. Esposte fino all'11 sì. di giugno. Sì. Invece, qualche giorno dopo, ritornate a Milano perché il 19 maggio... Abbiamo un altro evento. Un evento... qua a Milano. Quindi non possiamo proprio fermarci, no, non è possibile. Cosa c'è il 19? Allora, 19 facciamo inaugurazione di una mostra fotografica presso Duomo 21. Fotografica. Fotografica. Quindi a questo punto cambiamo un po'. Non sono po più quadri e basta, anzi non ci saranno quadri dipinti. Però comunque saranno solo fotografie. Solo fotografie, comunque è un campo artistico, sì, cioè, sì. Che anche non è pittorico, ma artistico sempre. Presentiamo una mostra fotografica di una fotografa russa di Mosca, Anna Shakova. Okay. E lei tra l'altro è stata scelta come miglior fotografa sportiva nell'anno 2016 in Russia. Quindi nonostante si trasferisca a Milano, in realtà il tema è molto legato, volendo, anche la Sicilia, esatto, con stagione estivo, perché si parla appunto di Azzurrità Infinita, il nome della mostra, esatto. Fotografica, si parlerà di mare fondamentalmente. Sì, perché lei lavora per Healthy Boat, una società che si organizza vari viaggi e soprattutto nel campo di kitesurfing. Ah, ok. Quindi vediamo tutti i ragazzi sportivi in fondo del mare, vediamo appunto tutte le sfumature del mare, azzurità. Ah, in quel senso, appunto, cioè tutto ciò che fa mare, quindi anche lo sport in questo caso, esatto. Di un artista, mi dicevi, è russa lei? No, sì, di Mosca, Anna Shakova. Di Mosca, che ha deciso di esporre le proprie opere a Milano. Sì, sì, grazie alla questa associazione Healthy Boat, che è stata il general sponsor di questa mostra. Quindi, è la prima volta che lei... Esatto, sì. A Milano, sì, sì, sì. In Italia, sì. Quindi speriamo che sia un'ottima occasione per lei, per far vedere a tutti le sue fotografie, perché veramente sono molto molto belle. Cioè, quello che vediamo dal monitor non è come... Mm-hmm. No, immagino. E bisogna vedere dal vivo. E quindi bisogna andarci a visitare la mostra il 19 maggio. Allora, quindi per vedere il 19 maggio in una location pazzesca. È veramente pazzesca. L'abbiamo appena detto, qual è? Duomo 21, c'è una terrazza meravigliosa da cui possiamo vedere la piazza di Duomo. Quindi non potete ovviamente mancare. Cioè, il spazio Duomo 21, che immagino sia in piazza Duomo. Certo, Duomo 21, è proprio l'indirizzo Duomo 21. 21. Esatto. Trovate Piazza Duomo al 21 e lì c'è questo bellissimo spazio espositivo con una terrazza, sì, pazzesca, oltretutto c'è anche un locale che si può anche bere, sì, che fanno aperitivo, esatto. Quindi, insomma, può passare una serata anche divertendosi e vedendo le opere, appunto. E sarà presente anche all'artista, alla fotografa. Quindi il 19... A che ora? Le 19. Alle 19 era facile. Non si può sbagliare. Non si può sbagliare. 19 maggio alle ore 19. Vi aspettiamo. Allo spazio Duomo 21, giusto? Sì. Ok. Sì, esatto. Non vi fermate però, come al solito, neanche qui. Come diciamo, insomma, sono tante le cose che oggi Eva è venuta a raccontarci. Non ci siamo visti da tanto tempo. Un paio, diciamo, che sono lì pronte, tra cui una sempre qua a Milano per l'8 giugno, raccontaci un po'. E allora, abbiamo un progetto, in mente un progetto che sarebbe una mostra internazionale, collettiva, pittorica, che parlerà dell'arte contro la guerra. Quindi il titolo della mostra, appunto... Make Art, No War. Ok. Quindi abbiamo visto che intorno a noi succedono le cose purtroppo spiacevoli, mm-hmm, e abbiamo deciso di riunire gli artisti che parleranno con le loro opere dell'arte contro la guerra. Che tipo di opere potremmo vedere? Quelle che rappresentano tutti i valori della vita, mm-hmm, famiglia, bambini, le donne, bellezza delle donne. Esatto, esatto. Non come... Saranno solo dipinti oppure anche altri tipi di... Ma io non metterei limiti in verità, okay, perché esatto, questo concetto noi abbiamo già provato in Copenaghen,
È molto famoso un concetto di loft dove tu crei una mostra bellissima con gente che poi è invitata a fare speaker, a raccontare le sue esperienze, le sue storie da artista, anche magari a presentare il suo manifesto d'artista. Okay. E, noi anche prima abbiamo invitato diversi cantanti, musicisti, quelli che magari possono leggere la sua poesia. Per questo noi aspettiamo un evento molto ricco. Mm-hmm. È una sorta di performance. Sì. Ah, ok, quindi con più arti performative che possono sì. appunto esporsi. E, sì. Durerà, cioè avete già idea di quanto durerà? Come sì, 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 durerà circa quattro giorni. Sono tipo quattro giorni. E poi noi abbiamo deciso di scegliere alcune opere, mm-hmm. che sono quelle che proprio passano un messaggio, quello positivo, ottimistico, e facciamo esporre in un posto che si chiama Apollo. Apollo Club. Sì, racconta... Diciamo, questo è il quarto progetto che avete, diciamo... Siamo dinamici, diciamo così. Infatti, si vede, nel senso che state appunto, avete avuto aperto, diciamo, collaborazione con Apollo Club. Non con Apollo Club, Apollo Club si chiama la location. Ah, ok. Invece abbiamo fatto la collaborazione con Giardino dei Visionari. Okay. Magari avete già sentito durante la settimana dei design questo nome, perché hanno fatto un bel po' di degli eventi a Milano. E... gli artisti, diciamo, più meritevoli, sì, quelli che sono più fedeli della nostra associazione, che ci seguono alle varie esposizioni che farete, avranno poi la possibilità di esporre, ogni tanto, se sì. appunto, immagino fare un calendario, di esporre presso questo Apollo Club che è sui Navigli, mi dice. Sui Navigli, sì, è un bellissimo spazio, magari adesso riusciamo a vedere qualche foto. Ah, di... eccolo qua. E comunque bello. La location è veramente molto particolare e non tutti sanno, e, cioè, da vedere, da visitare. Molto interessante. Molto, c'è anche un bellissimo giardino fuori. E in questa stagione veramente. E quindi appunto alcuni degli artisti che magari vedremo nelle varie esposizioni che state facendo in questo periodo li potremo riconoscere, rivedere e rincontrare, magari anche poi parlare con gli artisti, insomma, e approfondire il loro operato in quel dell'Apollo Club. Un giardino fantastico, insomma. Forse oggi, diciamo, forse addio alla pioggia, quindi speriamo. Allora sì. Torna utile un posto, vi portiamo un po' di bel tempo dalla Sicilia. Speriamo che non sarai dopo dare invece la pioggia giù in Sicilia. Speriamo che andiamo apposta. Andate a prenderci un po' di sole che Milano ne ha sicuramente bisogno. Vi salviamo. Cristina, che tipo di artisti stai incontrando per la preparazione di questi eventi? In verità io ho la mia passione per gli artisti digitali, perché c'è un artista tra l'altro tra i partecipanti, Masha Ha, che lei crede che l'arte non ha i limiti, e sono d'accordo. Uh-huh. Io vedo che artisti digitali sono proprio di mentalità quella illimitata, loro vanno a cercare qualcosa innovativo, qualcosa che ti dà, non lo so, le energie anche da diversi mondi, diciamo così, uniscono questi mondi. Sì. Questo tema mi interessa tantissimo. Io sempre cerco di contattare artisti che magari vanno più oltre, magari, se possiamo dire oltre così. Oltre i limiti. Sì, sì, esatto. Deve andare sempre oltre il proprio limite. E anche, se posso aggiungere, quelli più giovani, quelli che cercano di esporre, di trovare il suo pubblico. Questo è molto importante per l'artista che inizia la sua strada. Ecco, perché arrivi appunto da un'esperienza comunque prima danese, poi comunque appunto hai vissuto in Lettonia da sempre, quindi... cioè esperienza nordica. Esperienza nordica, diciamo, ma comunque c'è una scena europea e una scena italiana, oppure c'è un'unica scena? Gli artisti si sentono facenti parte appunto di un unico sistema, oppure l'Italia è un po' a sé stante? Ma in verità mia opinione non è così tanto positivo, e non voglio questa mattina fare una discussione troppo seria, però io credo che c'è un po' di casino nel mondo d'arte. Ah, okay. Ci sono i diversi prospettive, quelle prospettive nuove che giovani stanno affrontando, perché sono ancora giovani e credono nel quello
quel bel futuro che aspetta loro. E ci sono artisti di vecchia scuola che loro comunque portano le conoscenze, le tecniche molto interessante. Eva può raccontare di più di questo. E per questo io direi che io magari sono dal mondo di quelle più giovani, quelle innovative, quelle che fanno le sfide, sì, challenge accepted, sì, andiamo, facciamo. Io più di questo mercato. Tu diciamo. Sei invece più sul classico, no? Caravaggio. Tu sei, ah, forever. Ah, tu come sei? Sul classico. Sto no, scherzando. No, ma ho la mentalità aperta. Vedendo poi appunto chi viene a esporre nelle mostre che cui, insomma, sì. Veramente... No, però in Italia, per esempio, scusate, ma in Italia io, quello che sento spesso, digital art... No, ma no, che no, cos'è? No, no, no. Noi non andiamo per siamo. Le cose tradizionali. Però poi quando vedono queste opere, dico, wow, davvero. Che cosa... tu mai ne hai visti tanti di artisti passare? Sì. Nei vari eventi che hai fatto. Cosa che ti ha colpito? Io viaggio ogni tanto, no? E in Italia, per esempio, la settimana prossima per lavoro sono stata a Roma. E posso notare... La settimana scorsa, sì. E posso notare che Roma e Firenze... sono sempre la scuola più classica, cioè degli artisti, sono più... cioè questo Rinascimento rimane sempre. E per esempio Milano è la città più giovane e magari questo sì, esatto. Del digital art va più avanti proprio qua in questo momento. Andare qua o andare a Berlino per capire qualcosa di digital art? Esatto, Berlino. Ok. Sì. Sì, ma siamo più vicini all'Europa, per cui non... siamo più aperti all'arte contemporanea. Ecco, appunto, di tutti gli artisti che tu hai visto appunto passare nelle tue, adesso non ti chiedo di più bello, quello di più bello, perché sarebbe ingiusto nei confronti degli altri. Ma qualcosa proprio che ti ha colpito per dire, però, che robe nuove, qualcosa di nuovo anche magari nel classico, nel senso, rivedere un certo classicismo rivisitato, comunque riportato o comunque modernizzato, cioè renderlo... Okay, per tutti noi. Ok, assolutamente non posso dire nessun nome perché non sarebbe giusto, okay. Però quello che voglio dire, mi piacciono i canoni classici, però con un ritocco innovativo, con un ritocco contemporaneo, quando okay. Usano i materiali nuovi, diversi, quello che non so, la resina... Però sempre con la... Come dipingere un caffè, per esempio. O con cioccolato, cioè sì. Cose del genere. Come fare esempio come vamo. E per esempio, per dirne una. Parla di te, puoi parlare. Non fai torto a nessuno. Parlare di te stesso non fai torto a nessuno. Cristina, tu sei da poco arrivata dentro alla loro organizzazione, quindi puoi fare torto a qualcuno. Se hai visto qualcosa ultimamente che proprio ti ha colpito, puoi dircelo. A me piacciono... Lei sì, allora Eva dice no. Cosa è successo? Io non l'ho visto. Cosa ti ha suggerito? Mi ha suggerito, ma io purtroppo non faccio così. Ma l'opinione è sua. Ah, sì, ecco, a me piace tantissimo quello che fa Masha Khan. Sì. Io non sono contro. Trovo, no, io lei sento dire, quello. Dire, io sento la mia cara amica. Sì. Ma poi non puoi dire, cioè, sono tutti. Diventano tutti i tuoi cari amici. per forza. Di ma lì. Mostra, ovviamente. Perché ti colpisce il suo lavoro? I colori. Ah. È quello che trasmette. Non so, lì proprio deve sentire. Io trovo pittura molto affascinante perché. O senti o non senti. Allora, o ti tocca la tua anima o non tocca. Esatto. Quindi con la storia che bisogna capirli i quadri, bisogna mettersi lì e cercare di comprenderli. No, ma in verità, non arrivano. In verità non deve essere tanta filosofia. Di solito io dico l'arte, quello vero, dove proprio l'artista ha staccato pezzo del suo cuore, ha messo dentro. E tu senti subito. Sono i colori e approccio e sono le figure, tutte le texture, non so. Texture? Sì. Sono quelle piccole cose che ti proprio... Colpiscono. Sì, colpiscono subito. Perfetto. Va bene. Eva, siamo in chiusura. Già? Sì, sono già le 10. Siamo già in chiusura. Sono 9:59 minuti di quest'istante. Così facciamo vedere che siamo in diretta. Ricordaci una carrellata veloce degli appuntamenti. Prossimi 21, okay. Come si dice, di Art Space. Ci provo. Vai. Allora, 11 maggio, inaugurazione della mostra Rinascimento Siciliano a Catania.
Dopo, 19 maggio, abbiamo la mostra fotografica Azzurità Infinite, Duomo 21, vi aspettiamo alle ore 19. Poi, 8 giugno, abbiamo la mostra presso Spazio Pervinca, via Stelvio 52, okay. Make Art Not War, e mi pare basta. E basta. E poi, in divenire, ci saranno poi le riesposizioni, chiamiamole così. Esatto, presso Apollo Club. Presso Apollo Club, degli artisti c'è. Che avete visto e che abbiamo incontrato c'è. Durante le precedenti esperienze. Sicuramente ci rivedremo prima dell'8 giugno, così ci verrà a raccontare bene nel dettaglio questa Make Art Not War, quindi capiremo che cosa e chi andremo a vedere. Da quanto ho capito, insomma, poi non mette limiti, ha detto Cristina. No, assolutamente. Quindi, insomma, sarà una 4 giorni interessante. Credo. Sì, assolutamente. Sì, davvero. È spirito quello vero milanese. Perfetto, va bene. Grazie, allora, Fabio. Grazie davvero tantissimo di essere venute. Buon viaggio in Sicilia adesso. Portiamo il sole. Cercate di portarci dietro un po' di sole. E ci rivediamo allora il 19 maggio qui a Milano al Duomo 21. Va bene? Perfetto. Grazie mille. Grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito questa mattina. Io vi do appuntamento ad oggi pomeriggio, ore 18, con l'edizione della sera dell'informazione di Milano All News, sempre in diretta, sempre qui dai nostri studi, con largo spazio ai gruppi di cittadini milanesi presenti su Facebook e alle loro segnalazioni. Grazie mille, arrivederci, a presto!